Salve fratelli e sorelle bianconere e benvenuti in un mio nuovo video. Allora, archiviata la partita contro il Sassuolo, vittoria per 3-1 con non poche noie perché il Sassuolo nel primo tempo ci ha preso a pallonate e secondo me non meritava il doppio svantaggio, però il calcio è fatto anche di questo e anche noi l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle quest'anno in sbagliate partite, magari dove quelle poche che abbiamo giocato bene, non meritavamo di finirle con il svantaggio, siamo andati sotto. Niente, una vittoria che sostanzialmente cambia poco ai fini della classifica, perché comunque il Milan ha vinto 7-0. Mi verrebbe da dire, cazzo, il Torino ce l'è proprio venuta la partita, mamma mia, piglia 7 gol. Il Milan non faceva 7 gol dalla guerra del 15-18, fa stasera contro Torino. E anche da qui si dimostra, no, che quando si devono mettere contro la Juventus non si fanno problemi, no? 7-0, avesse vinto la Juventus una partita del genere avrebbero scritto uffici inchieste, interrogazione parlamentare, eccetera, eccetera, eccetera. L'Atalanta vince 2-0 contro il Benevento, ma vabbè, l'Atalanta ormai non fa più test perché l'Atalanta sicuramente, probabilmente le vincerà tutte, anche l'ultima contro il Milan, sempre se non si trovano in una posizione di svantaggio un po' scomoda e se sparto punto con Milan e ci fanno un biscotto, insomma, vabbè, bisogna vedere poi come ci arriveremo, anche perché noi la prossima abbiamo contro l'Inter, quindi nella prossima giornata ci potrebbe essere già la matematica e noi potremmo restare fuori dalla Champions. Centesimo gol di Cristiano Ronaldo, centesimo gol di Paolo Dybala, oggi Vermesette è uno dei migliori in campo, assieme pure a Dybala e a Buffone che inizialmente ha parato un calcio di rigore su Domenico Berardi, che questa sera non gli è girata proprio bene la partita. E lì, diciamo, c'è stata un po' la svolta, perché da lì in poi la Juventus ha cominciato a giochicchiare un po', no? Trovando il vantaggio, il gol del vantaggio con Rabiot. Se non avesse segnato Rabiot, ragazzi, se non avesse segnato Rabiot, avrei detto che sarebbe stato uno dei peggiori, perché il rigore che ha procurato Bonucci è venuto anche da un suo errore in area di rigore, che già lì, secondo me, quando Rabiot perde palla e fa fallo, già lì c'è calcio di rigore. Poi interviene Bonucci su Boga, se non erro, e quindi ancora una volta calcio di rigore sacrosanto. E grazie Gigi che ci hai evitato, magari molto probabilmente, un'altra sconfitta, perché chissà solo. Se fosse andato in vantaggio, secondo me avremmo visto tutt'altra partita, perché comunque nonostante lo svantaggio ci ha pigliato a pallonate, e questo io lo dico senza filtri. E niente ragazzi, andremo avanti per la prossima partita, un'agonia sicuramente prolungata, perché non vedo come Milan e Atalanta possano perdere punti. È vero che hanno lo scontro diretto all'ultima giornata, però tu le devi vincere tutte e due, e loro Milan devono staccare una, o l'Atalanta o Milan, perché il Napoli, anche secondo me, non so, difficilmente ne steccherà una delle due. È vero che andrà a Firenze la prossima partita, però ragazzi, la vedo alquanto dura, anche perché comunque sono messi meglio di noi, anche per quanto riguarda la differenziale di visto, che con lo scontro diretto, se non erro, siamo pari. È vero, abbiamo vinto 2-1 in casa noi e loro 1-0 in casa loro, però mi sembra che quest'anno valga la differenziale di, e quindi non siamo messi assolutamente bene. Detto questo, ragazzi, non voglio fare un video troppo lungo, perché non è che ci sia tanto da dire. Partita, va bene, abbiamo vinto, però cambia poco. Detto questo, io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di serata a tutti e sempre fino alla fine Forza Juventus, e vedremo cosa ci riserverà il futuro prossimo.